Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video sul canale. Oggi andremo a parlare di un software davvero richiestissimo da voi, perché ho visto che lo scorso video su un software simile è andato veramente bene, ma purtroppo quel software l'avevano messo a pagamento. Quindi siamo tornati in un nuovo video qui per parlare di come bypassare l'activation lock di iCloud su tutti i vostri dispositivi iOS. Che cos'è questo activation lock di iCloud? Si tratta praticamente di bypassare o di rimuovere l'ID Apple che serve per attivare un dispositivo iOS quando per esempio lo riavviate oppure lo diciamo ripristinate. Molti di voi sicuramente avranno aperto questo video perché si sono trovati in questo problema e andiamo a risolverlo subito. Innanzitutto dobbiamo andare nel sito che metterò in descrizione. Si tratta di iMyPhone iBypasser, che permette appunto di rimuovere questo activation lock di iCloud. Dovremo andare a scaricare questo programma attraverso un free download e poi fare l'installazione. Come vedete ragazzi, io il programma l'ho già installato, infatti adesso si sta aprendo, eccolo qui. Vi dico subito che per poter eseguire questo passaggio dovrete aver installato il jailbreak sul vostro dispositivo, ma state tranquilli perché so che appena si sente questa parola molti già chiuderanno il video. State tranquilli perché il jailbreak è possibile farlo grazie a uno sviluppatore che ha rilasciato appunto Cydia tramite Jack Crane, scusate se l'ho nominato o se l'ho pronunciato in maniera errata, che jailbreakerà il vostro dispositivo senza la perdita di nessun dato, quindi state tranquilli. Io lo sto provando sul mio iPhone 6 Plus. Quindi per poter cliccare su Start dovremo andare a scaricare questo jailbreak. Andate nel sito che vi metterò in descrizione, vi porterà su questa pagina. Dovete scendere con lo scroll del mouse e andare a cliccare Download for macOS. Ci metterà due minutini e poi sarà pronto. Appena installato dovrete andare ad aprirlo. Io l'ho aperto perché ce l'ho già sul desktop. Cliccare su Start, poi cliccare su Next e quello che farà è eseguire praticamente il jailbreak del dispositivo che avete collegato tramite porta USB. Quindi clicco su Next. Adesso riprendo con la GoPro, il dispositivo è praticamente entrato in recovery mode sul mio iPhone 6 Plus, eccolo qui. Quello che mi chiede di fare è quindi metterlo in recovery mode. Clicchiamo su Start, clicchiamo su Retry perché ho failato. L'abbiamo messo in recovery mode, inizierà praticamente la fase di boot in cui il dispositivo si riavvierà e tutto andrà in maniera perfetta. Infatti come vedete si è aperto praticamente la schermata di boot del jailbreak. E tutto quello che dobbiamo fare, essendo che è un processo automatico, è tranquillamente aspettare. Come vedete il dispositivo si è appena aperto, io metto il codice, eccolo qua, e come vedete ha installato Jack Crane, che è praticamente questo qui. Noi ovviamente possiamo sia installare Cydia che non installarla, questo non ha importanza per ora. Clicchiamo su Done e adesso è possibile chiudere anche questa finestra e lasciare solo quella di iPhone iBypasser. Clicchiamo su Start, download successfully, quindi il jailbreak è stato fatto. Clicchiamo su Start Jailbreak. Noi ovviamente l'abbiamo già fatto, quindi andiamo su Next. Quindi ragazzi, cliccato su Next vi chiederà di confermare alcune informazioni relative al vostro dispositivo, come la versione di iOS o comunque altre informazioni simili, per poi procedere a sbloccare, praticamente rimuovere l'ID Apple dal dispositivo iOS. Da qui in poi la procedura durerà qualche minuto e finalmente il vostro dispositivo sarà completamente uscito da quell'ID Apple e quindi potrete utilizzarlo in maniera completa. Quindi ragazzi, adesso vi faccio vedere con la mia GoPro effettivamente come il processo è andato a buon fine. Qua ovviamente abbiamo Cydia e il jailbreak. Andiamo su impostazioni, ecco qui, come vedete mi dice esegui login su iPhone e qui posso inserire il mio nuovo ID Apple oppure crearlo da capo. Vi faccio vedere anche la versione nelle info, che è praticamente 12.4.4. su questo devo chiarirvi una cosa: il programma non funziona da versione iOS che superano la 12.4.4. Io in descrizione vi metto anche il link per effettuare il downgrade del vostro dispositivo iOS alla versione 12.4.4, in modo tale che possiate usare iMyPhone iBypasser per ovviamente bypassare l'activation lock di iCloud. State tranquilli perché facendo il downgrade non perderete assolutamente niente, e dopo aver rimosso l'iCloud dal dispositivo potrete tranquillamente fare un upgrade tramite l'aggiornamento
software direttamente dal vostro dispositivo. In ogni caso vi consiglio, prima di iniziare tutta questa procedura, se qualcosa dovesse andare male, di fare un backup, che quello salva sempre. Quindi ragazzi, abbiamo finito, questo è il programma, tutti i link li metterò in descrizione, sia per i Jailbreak, sia per il download del programma, sia per la versione iOS del downgrade a 12.4.4. come vedete ho effettuato tutto sul mio iPhone 6 Plus, che comunque non è un dispositivo che mi ha costato poco, al momento del lancio è venuto sui 900 euro, 1000 euro. Io spero che questo video possa esservi stato utile, e spero anche che questo nuovo modo di registrare lo schermo, perché sto utilizzando il mio Mac, vi piaccia. Una cosa che voglio specificare è che questo programma per ora è disponibile solo su Mac, ma presto, in questi giorni, uscirà anche la versione per Windows. Beh ragazzi, quindi per questo video direi che possa essere tutto, mettete like, commentate e fatemi sapere nei commenti se siete riusciti o meno a risolvere questa problematica. Per questo video è tutto, ciao a tutti ragazzi.